domenica 21 dalle 10 alle 22, una giornata di sensibilizzazione sul tema del virus dell'epatite C. La Campania è una delle regioni più colpite da questo flagello e in questa giornata dedicata in piazza l'Associazione dei gastroenterologi e degli endoscopisti, nonché l'Associazione dei pazienti colpiti da malattie del fegato, vogliono sensibilizzare la comunità salernitana sulla insidia che questo virus rappresenta per la nostra regione. Quindi patologia silenziosa, è importante le campagne di prevenzione, soprattutto di screening come quelle effettuate che vengono fatte a Salerno. Assolutamente sì, oggi siamo in grado di risolvere l'infezione da HCV nel 99% dei casi. La popolazione deve venire a conoscenza di questo dato, è necessario fare prevenzione, fare informazione e dare le giuste dritte alla popolazione che ci ascolta. La Campania detiene il triste primato di ospedalizzazione per malattie dell'apparato digerente. Il dato campano è 17,3 versus 14,6 media nazionale. E questo anche per effetto del fatto che la prevalenza di virus epatitici in Campania è superiore rispetto alle altre regioni. Che cosa bisogna fare? Bisogna screenare la popolazione, questo è il compito dei medici di medicina generale, quali nei loro database devono sapere se un paziente ha avuto contatto con l'infezione o se ha risolto l'infezione.